Voss finta da tre, trova Kangur, poi pesca il taglio di Diawara, stoppato da Doron Perkins in maniera fallosa, o no, vediamo. No, è rimessa per Valeri. È rimessa, Adesso è arrivato da dietro. Vediamo come reagisce dopo il timeout rabbioso di Sacripanti. Koponen alza per Sanikit, che va con l'alley-oop. Arriva adesso un pallone schiacciato da Marques Grete, collo, riceve, forse fallo da parte di Marques Grete, eccolo qui, c'è poi l'alleato tra Cook con il numero 9. Antonis Pozzis sono i due punti, ritorna in vantaggio la formazione di Milano. Vince, gli chiude tutto, Tosic ancora dalla distanza e ancora l'errore, ma il tap-in di Laiti per il vantaggio nuovamente a 13 punti. Speriamo che sia il più classico dei losing effort. Speriamo. Hickman è pronto. Lui. Lui queste cose ce l'ha. Ci sono, ha detto, ha risposto, eccomi qua. L'abbiamo già vista. Ieri dovrebbe ricordarsi. Sì, credo. E non solo lui. Da 2, 3 su 6 da 3 punti. Bulleri in campo, pallone per la gran schiacciata di Jeff Viggiano. Alley-oop sicuramente da rivedere, soprattutto anche per la grande capacità atletica di elevazione da parte di Viggiano, che non è poi un giocatore altissimo. Mancinelli a rimbalzo, sì, siamo ancora. Si è un po' lamentato su lei perché ha un po' vinto da dietro a Mancinelli, c'è ora la schiacciata che mette tutti d'accordo da parte di Radosic. Canestro, Beth Light, sì. Grandissimo passaggio. Ma io mi dispero che quel YP lo vedevano per un anno, l'ha visto la concorso in Sardegna.